Trapani proseguono gli sbarchi di immigrati, ieri giunto a porto circa 300 persone. Santa Ninfa una cinquantina di dipendenti della Brice Ambiente ancora in attesa di transitare alla SRR. Mazzara raccolta differenziata dei rifiuti procede l'itera per affidare il servizio sperimentale. Precari, stato di agitazione dipendenti del comune di Campobello e della Camera di Commercio. Calcio in eccellenza pari senza gol, derby tra la Folgore e il Pacheco. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, apriamo con la cronaca. Oltre 300 immigrati sono arrivati ieri al porto di Trapani, particolari nel servizio. Ennesimo sbarco di immigrati ieri a Trapani, al porto del capoluogo sono giunti oltre 300 extracomunitari che sono stati fatti scendere dalla VOS Estia dell'organizzazione Save the Children, impegnata nell'attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Gli immigrati sono arrivati attorno alle 8 del mattino. Nel gruppo c'erano anche una donna in stato di gravidanza, vari minori non accompagnati e un neonato. Al porto trapanese, ad attendere l'arrivo degli extracomunitari, le forze dell'ordine, volontari e la protezione civile. I migranti, appena scesi dall'imbarcazione di salvataggio, sono stati sottoposti ai primi controlli sanitari e rifocillati. Gli extracomunitari, provenienti per lo più da paesi dell'Africa occidentale, erano stati in precedenza trasferiti a bordo della nave di Save the Children da un'altra imbarcazione di salvataggio. I migranti sono stati trasferiti successivamente nei centri di accoglienza per le procedure di identificazione. Sono in stato di agitazione i dipendenti a tempo determinato del comune di Campobello di Mazzara. I precari chiedono la tanto attesa stabilizzazione. Ieri mattina il sindaco Giuseppe Castiglione ha incontrato i dipendenti e ha ribadito loro la vicinanza dell'amministrazione comunale nella loro battaglia. L'azione di protesta, si legge in una nota, rientra nell'ambito di una manifestazione regionale indetta dal comitato spontaneo dei precari degli enti pubblici siciliani al fine di rivendicare con determinazione la definizione di un percorso che dia certezze e tenga conto delle competenze e delle professionalità acquisite alle dipendenze della propria amministrazione comunale. Un'assemblea dei lavoratori precari si è tenuta ieri mattina anche alla Camera di Commercio di Trapani. Anche in questo caso i dipendenti a tempo determinato chiedono la stabilizzazione dopo anni di servizio. L'importanza del lavoro svolto dal personale precario, è stato il commento del presidente dell'ente camerale Pino Pace, è evidente. Un patrimonio umano e professionale che non deve essere disperso ma stabilizzato anche in prospettiva degli imminenti pensionamenti del personale di ruolo che in mancanza di avvicendamenti interni finiranno col creare un vuoto nell'organico con tutte le conseguenze di termini di servizi resi all'utenza. Ignoti la scorsa notte hanno incendiato il portone di un'abitazione di un dipendente comunale di Campobello di Mazzara. Sull'accaduto il sindaco Giuseppe Castiglione e il presidente Simone Tuminello a nome della giunta del consiglio comunale hanno espresso solidarietà al dipendente. È arrivata la moratoria per l'autorità portuale di Trapani, lo ha deciso ieri il presidente della regione Rosario Crocetta, rinviando di 36 mesi in pratica l'entrata in vigore della riforma dei porti italiani varata dal governo nazionale, riforma nell'ambito della quale, come si ricorderà, l'autorità portuale di Trapani è stata accorpata a quella di Palermo. Adesso invece arriva la proroga di 3 anni, così come chiesto a gran voce nei giorni scorsi da più parti, come per esempio Confindustria Trapani. Erogazione idrica è interrotta da questa mattina nel quartiere Trasmazzaro e a Tonarella. A Mazzara lo rende noto il comune. A causare lo stop alla fornitura d'acqua è stato un guasto alla stazione di sollevamento di Contrada Ramisella. I lavori di riparazione sono già iniziati, si legge in una nota. L'erogazione idrica dovrebbe tornare alla normalità già a partire da domani mattina.
Passaggio alla SRR, sono in attesa circa 50 lavoratori della Belice Ambiente, i particolari nel servizio. A quasi una settimana dall'approvazione della delibera del CDA, con la quale in pratica è stato dato il via libera al passaggio del primo gruppo di operatori ecologici e autisti dalla Belice Ambiente alla SRR Trapani Provincia Sud, ancora si è in attesa dei necessari passaggi amministrativi affinché ciò avvenga effettivamente. Il primo di questi passaggi è il licenziamento di questi dipendenti da parte del commissario liquidatore della Belice Ambiente, Nicola Lisma, un atto necessario per consentire poi la successiva assunzione di queste persone in seno alla SRR. A oggi però la situazione è stand-by e circa 50 dipendenti che dovrebbero transitare in questa prima fase sono ancora in attesa. Quali siano i motivi di tale impasse non si sa, anche se a quanto sembra il liquidatore Lisma avrebbe chiesto degli approfondimenti sulla questione. Qualcosa di più se ne dovrebbe sapere nelle prossime ore, in quanto oggi è in programma una riunione a Santa Ninfa del CDA della SRR, al quale dovrebbe prendere parte anche il commissario straordinario Sonia Alfano. Certo è che questi dipendenti ormai sono in procinto di dare una svolta al loro presente e futuro occupazionale, ma sono costretti ad aspettare ancora. Come sono costretti ad aspettare ancora anche tutti gli altri operatori ecologici e autisti, nonché gli amministrativi della Belice Ambiente. Come si ricorderà, il via libera del CDA alle prime assunzioni nella SRR è arrivato mercoledì scorso. Si tratta nello specifico del personale che andrà a prendere servizio negli ambiti di raccolta ottimali di Salemi, Poggio Reale Salaparuta e Partanna Vita Santa Ninfa, dove già le gare per il servizio di raccolta dei rifiuti sono state espletate. L'iter sembrava che avesse subito un'accelerazione, ma a distanza di 6 giorni si è ancora in stand-by. Sono arrivati gli infissi esterni da collocare nel Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica, che sono già iniziati i lavori per la loro installazione. Lo ha reso noto oggi il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi. Gli infissi sono stati forniti dalla ditta Rodolico Pietro di Lercara Fritti, che ha offerto un ribasso del 37,89% su un importo a base d'asta di 39.000 euro circa. Con l'installazione degli infissi che sono collocati dalla ditta Cassano SRL, aggiudicataria dei lavori di rifacimento del prospetto del Palazzo Comunale, si completano gli interventi relativi al primo stralcio del progetto di restyling del cosiddetto palazzaccio. Raccolta differenziata a Mazara sarà la centrale unica di committenza a espletare la gara, il servizio. Sarà la centrale unica di committenza guidata dal Comune di Castelvetrano a espletare la gara d'appalto per l'affidamento del servizio sperimentale di raccolta differenziata nel Comune di Mazara del Vallo. Lo si evince dalla delibera approvata ieri dalla Giunta della città del Satiro, un ulteriore passo insomma per l'affidamento provvisorio del cosiddetto servizio a ecopunti in attesa che l'Urega di Trapani proceda all'aggiudicazione definitiva del servizio quinquennale di gestione della raccolta dei rifiuti nel Comune mazarese. Passaggio provvisorio dettato dall'urgenza di affidare il servizio sperimentale con il quale l'amministrazione comunale punta a incrementare fino al 30% l'attuale risibile percentuale di raccolta differenziata. Il servizio sperimentale, come anticipato nei giorni scorsi da Televallo, prevede una spesa complessiva di 1.800.000 euro in 5 mesi, circa 350.000 euro al mese, come scritto nel capitolato speciale d'appalto predisposto dagli uffici di Palazzo dei Carmelitani. Il servizio sperimentale verrà affidato tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i servizi di base che la ditta aggiudicataria dovrà garantire c'è l'attivazione di un numero verde, la prima distribuzione domiciliare degli 864.000 sacchetti colorati prenotati dal Comune, la fornitura di bidoni per la raccolta della frazione umida dei rifiuti, la presa in consegna di 2 aree comunali per il trasbordo dei rifiuti e una squadra di pronto intervento sempre disponibile. Il servizio prevede anche la realizzazione di una campagna di informazione sensibilizzazione. Non resta quindi che attendere l'esito della gara urgente presso la centrale unica di committenza alla quale il Comune Mazarese ha aderito lo scorso mese in attesa che l'Urega segua il proprio iter per l'affidamento del servizio quinquennale.
Il reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani è uno dei 15 centri in Italia coinvolti nel progetto YouCare 2 avviato dall'Associazione Italiana Oncologia Medica. Il progetto, si legge una nota, ha come obiettivo quello di affrontare i bisogni psicosociali dei pazienti oncologici, migliorando la comunicazione con il personale sanitario. Il presidente dell'Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino, ha incontrato il neo prefetto Giuseppe Priolo. Durante la visita il presidente Pellegrino ha illustrato al prefetto le attività che la Citrapani ha svolto nell'ultimo anno e la Monteilice è giunta alla sua 58esima edizione che si correrà questo weekend. Il presidente Pellegrino ha consegnato al neo prefetto la tessera di socio onorario dell'ACI. Nell'ambito della collaborazione istituzionale tra gli enti, Pellegrino ha anche reso noto al prefetto di aver aperto una finestra sul territorio dalle istituzioni sul sito dell'ACI. Il Comune di Marsala rende noto che è già operativo il nuovo orario invernale del trasporto bus. 13 le linee urbane che consentiranno il collegamento del centro con periferie e borgate. Il servizio municipale autotrasporti, si legge nella nota del Comune Lilibetano, oltre che nelle giornate feriali assicura anche un servizio domenicale antimeridiano con 4 corse andata e ritorno che collegano l'autostazione con lo spazio. Ospedale Paolo Borsellino. Officiata da padre Giuseppe Fullone, è stata celebrata nel santuario della Madonna del Paradiso la cerimonia per il 50° anniversario di matrimonio dei coniugi Matteo Apollo e Anna Barbera. Su delega del sindaco Cristaldi è intervenuto il consigliere comunale Francesco Foggia, che ha donato alla coppia una pergamena celebrativa. Siamo allo sport, parliamo di calcio, anche oggi ci occupiamo del campionato d'eccellenza. Vediamo il servizio della partita Folgore-Paceco terminata 0-0. Una discesa interessante da parte di Cumbo, la conclusione con i pugni, si oppone Alessio Zummo. Furono derby dal sapore davvero interessante, buono il numero di Galfano, il pallone messo al centro, Prestia, il sinistro che sorvola di pochissimo la traversa. Fricano mette giù il pallone, poi la traversone all'interno dell'area, c'è Testa che difende bene il pallone, prova a resistere alla carica di un paio d'avversari, si gira il diagonale al veleno, non particolarmente potente, lo effettua con il sinistro alla fine, Scappini allontana ma sui piedi di un avversario, attenzione alla conclusione, alta anche questa volta sopra la traversa, all'interno dell'area di rigore, parte il sinistro, il colpo di testa di Scarpitta, incredibile, un pallone che sembrava quasi destinato in fondo al sacco. Poi migliore possibilità di traversone per Ortolini di testa, il pallone. C'è Camareri che ha chiesto il pallone alla percussione di Alessandro Camareri all'interno dell'area di rigore. Alza la testa, mette il pallone per Ortolini. La sfera che si impenna, ancora lì Ortolini. Poi Scarpitta riesce ad allontanare. Attenzione ad Ortolini che potrebbe partire in contropiede. Vince un rimpallo, Raffaele Ortolini. 2 contro 1, c'è Bono anche vicino a lui. Soltanto Scarpitta, prova a recuperare Bognanni. Ortolini aveva tentato un suggerimento, poi finisce giù. Un contatto al limite dell'area, anzi dentro l'area di rigore. Il direttore di gara però non se l'è sentita di accordare la massima punizione in favore della Folgore Selinunte. C'è Prestia che prova ad accentrarsi con il mancino verso Accetta. Il controllo, poi il destro. Alto di pochissimo. Salvatore Accetta. Prova un traversone per Ortolini, attenzione a Bono, il sinistro, fuori bersaglio. Poi De Marco prova il tocco in avanti, attenzione a Terranova, si libera benissimo e c'è il gol. No, arriva il fischio però, arriva il fischio di Saia che ha interrotto il gioco proprio mentre Terranova si apprestava a concludere sulla corsia di sinistra. Conquista bene il pallone, il traversone per Raffaele Ortolini, il colpo di testa in mezzo a due Ortolini. Intanto seguiamo l'avanzata di Accetta che mette il pallone all'interno dell'area con Ortolini, fa da sponda dietro per Comegna, la sassata, la traversa, parte Bono, si avvicina alla barriera, la conclusione, il pallone che esce di pochissimo, ancora Secan, il pallone poi dato in favore di Accetta, c'è il destro, Jaber che rinvia, nessun giocatore della Folgore è pronto ad approfittarne, allora a Prestia, pallone per Comegno, zona tiro per il numero 8, posizione di fuorigioco per Sergio Secan che ha messo il pallone in rete però. E adesso arriva il triplice fischio del signor Saia.
Sempre a proposito della partita Folgore Pacheco, sentiamo adesso le interviste post gara ai due tecnici, Nicola Terranova per la Folgore e Ignazio Chianetta per il Pacheco. Noi abbiamo qualche problemino e col tempo sicuramente lo risolveremo. La partita è stata una bella partita, a mio parere in un campionato d'eccellenza non è facile vedere queste geometrie e queste giocate che si sono viste oggi. D'accanto mio, quando pareggio in casa non sono mai contento, però se vado ad analizzare l'avversario, che a mio parere deve lottare per vincere il campionato, perché è la stessa squadra dell'anno scorso, anzi è stata migliorata, prendo di positivo questo pareggio e già da martedì inizio a lavorare per il campo di Gela. E la mia squadra è una squadra giovane, una squadra incompleta, una squadra nuova per 10-11esimi. Oggi era una squadra completamente con giocatori presi da altre squadre, ci vuole tempo per amalgamarsi, però sono soddisfatto, ho fatto complimenti ai miei ragazzi perché nonostante le difficoltà del primo tempo ho visto che la squadra ha reagito bene, ha mostrato carattere, ha mostrato geometria in mezzo al campo. Forse sbagliamo troppo tecnicamente e forse in alcuni frangenti della partita siamo troppo sicuri. Dobbiamo migliorare in questo e i ragazzi sono talmente bravi che sicuramente arriveremo a un punto della condizione dove raggiungeremo spesso le vittorie. Primi 30 minuti di marca solo nostra, abbiamo avuto 4, forse 5 palle gol limpide, una con due con testa, una con De Marco, poi un'altra con Terranova, il colpo di testa di Scarpitta sul calcio d'angolo che poteva dare, su punizione, che poteva darci il vantaggio. Poi diciamo che ci sono stati 15 minuti di equilibrio. Secondo tempo, i primi 30 minuti, i primi 25 minuti di marca rossonera, dobbiamo essere onesti, hanno avuto colpo. Però devo dire che sul numero di azioni poi magari noi nel primo tempo ne abbiamo avuto qualcuno in più rispetto a loro. Loro tenevano il pallino di gioco, hanno avuto l'occasione del legno con della traversa con Bono, se non ricordo male, con Comegna, sì. Poi magari ci siamo messi noi a 4 e mezzo, abbiamo sofferto un po' di meno e poi alla fine abbiamo avuto pure un'occasione con Gulì, che se la mette in mezzo testa e solo e può fare gol. Non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito, arrivederci.